dedicata al mondo delle assicurazioni e collegata all'omonima rivista diretta da Angela Maria Scullica. Vengo subito all'argomento di questa puntata: la sfida delle assicurazioni tra innovazione tecnologica e consulenza. E come sempre ne parliamo con i nostri ospiti, che vi presento subito. Alla mia destra Erika Nagel, Head of Internal Communication di On Italia. Buonasera e benvenuta a New Insurance. Grazie. Un debutto per tutti e due oggi. Alla mia sinistra Fabio Orsi, Senior Manager Innovation Team del gruppo MBS Consulting. Buonasera e grazie per l'invito. Allora, dicevo prima, l'argomento è un po' giocato, no? Tra la tecnologia, che rimanda all'innovazione, al futuro, e la consulenza, che qualcuno potrebbe, il rapporto umano, quindi, no? Quindi che qualcuno potrebbe immaginare il passato, ma in realtà è il presente ed è anch'esso il futuro. Allora, come si abbinano, no, questi due mondi, come si integrano per dare poi il miglior servizio al cliente, che è l'obiettivo di ciascuna compagnia di assicurazione? Allora, partirei prima dall'analisi un po' di come la tecnologia sta cambiando il mercato. Ecco, come lo sta cambiando, dottoressa Nagel? Ma di Aon, che siamo un broker internazionale, da sempre siamo vicini al cliente, e quindi quando si parlava di consulenza come di una tradizione, sicuramente per noi è una parola d'ordine, ma è anche il presente ed è sicuramente anche il futuro, perché rimane la necessità di un contatto fisico, e rimane la necessità di un supporto professionale di consulenza per aiutare il cliente in un percorso abbastanza complicato, perché si complica la gestione dell'attività lavorativa per i nostri clienti, anche nelle necessità dei rischi più complessi nell'ambito lavorativo. La nostra parola d'ordine è l'omnicanalità, ovvero la possibilità di avere un supporto nell'ambito digitale, quindi delle piattaforme, quindi delle proposte di consulenza e cultura assicurativa tramite appunto la parte digitale, ma che devono essere integrate necessariamente dal supporto, direi insostituibile, rapporto one to one. Quello non si perderà mai, neanche nei 3.000 forse, se siamo qui, noi no, però insomma, cioè, si va avanti. Però insomma, la tecnologia però è fondamentale. Ecco, io volevo capire un po' come ha cambiato il mercato, perché poi tutte le assicurazioni, le compagnie hanno fatto anche della loro innovazione, del digitale, anche uno, tra virgolette, uno spot, cioè un valore aggiunto rispetto al cliente. Certo, assolutamente. Diciamo che siamo sicuramente in una lunga fase di forte cambiamento per le assicurazioni, indotte da più fattori. Abbiamo sicuramente il contesto macroeconomico, che cambia molto il ruolo delle assicurazioni, pensiamo all'impatto che potrà avere il welfare. Abbiamo di sicuro le normative, ne parleremo dopo, ma l'impatto delle normative sarà molto significativo sul modo di fare assicurazione, e abbiamo avuto lunghi anni di forte cambiamento tecnologico. Molte delle novità che saranno portate dal cambiamento tecnologico probabilmente le vedremo in modo più dirompente in futuro, nei prossimi anni, però non c'è dubbio che il mercato in questi anni da questo punto di vista sia cambiato, quindi sia cambiato sia in termini di offerta, c'è stata una profonda innovazione dell'offerta da parte delle compagnie in termini di prodotti e servizi verso il cliente, lo vediamo sull'auto, dove le soluzioni con box hanno una diffusione unica in Europa, ma lo vediamo, sì, anche mi sembra che sono 5 milioni, sì, sono in Italia, è un primato italiano, primato, quello della cosiddetta scatola nera, insomma, sì. Che poi è un po' riduttivo chiamare, certo, scatola, certo, nera. Sia per gli utilizzi che l'impatto ha, però è un caso di best practice in Europa. Si sono sviluppate anche offerte nelle polizze per la casa e a seguire nella salute, una componente tecnologica rilevante. L'altro tema importante è quello della multicanalità, ovviamente. Multicanalità
costruite mantenendo al centro l'intermediario assicurativo, ma sicuramente in fase di evoluzione, e sempre legato all'intermediazione assicurativa agli sforzi di molte compagnie per dare dei sistemi digitali di intermediazione e di gestione dell'attività assicurativa agli intermediari, che sono al momento in una fase diversa da una compagnia all'altra di evoluzione, ma che hanno l'obiettivo poi di permettere agli intermediari di lavorare meglio e di recuperare efficienza. Sì, proprio il tema a cui lei accennava, cioè quello della multicanalità, richiama proprio il rapporto tra il cliente e le varie reti distributive, gli agenti, i broker, i nuovi canali digitali che prima erano più telefonici, adesso molto di più online, insomma, e integrazione di gruppi che presentano entrambe le offerte, con nomi magari commerciali diversi, ma comunque con strategie integrate. Noi dobbiamo partire dal presupposto che il nostro cliente è il cliente che oramai compie i suoi acquisti con la stessa modalità, quindi il suo percorso è lo stesso, sia che decida di scegliere un ristorante piuttosto che su una vacanza di comprarsi un paio di sneakers o di sottoscrivere una... Quindi con lo smartphone... Lo può fare con diversi device, lo pare e lo richiede, no? In qualsiasi momento sua giornata, e rispetto a questo vuole altissima consulenza, vuole tutte le informazioni, le vuole nel momento in cui desidera riceverle. Quindi noi non dobbiamo prescindere dal fatto che i clienti ormai sono abituati a questo percorso, cerca delle informazioni, di ottenimento delle informazioni. Quindi le compagnie assicurative, i broker non possono sottrarsi a questo percorso, che è un però percorso... Questa ricerca di una ricerca che parte anche a livello digitale, cioè a livello online, però viene indata anche col canale della consulenza, cioè in qualche assolutamente, modo. Assolutamente, io credo che oramai ognuno, ma noi stessi, noi che siamo clienti, non solo dei prodotti assicurativi, di qualsiasi altro prodotto, ci spostiamo, no, tra una realtà personale e una realtà digitale, magari prendiamo informazioni prima online, poi entriamo in contatto, in relazione con il canale di vendita, magari diretto, poi ricreiamo e andiamo a valutare altre informazioni, magari di competitors. Ognuno di noi fa questo in più ambiti. E quindi è diventato un lavoro. E quindi anche dalla parte dell'offerta dobbiamo tener conto di questo, e quindi essere presenti in ogni momento della giornata, dell'acquisto del nostro cliente o della ricerca e ottenimento delle informazioni. Però se le informazioni vengono chieste di notte, siccome internet funziona sempre... È una bella sfida. È una bella sfida. No, perché pensavo per esempio ai comparatori, no? Che non valgono solo per le compagnie, soprattutto sono nati sulle RC auto, poi si sono aperti anche ad altri tipi di prodotti assicurativi, ma lo stesso vale per i mutui, per i prestiti, ma comunque quello è un primo step. Poi comunque si va oltre, cioè non è che si fa tutto solo con quello, quello serve per valutare un primo confronto. Ma non posso che confermare quanto c'è stato appena detto. Aggiungo che diciamo che sostanzialmente in questi anni sono cadute nei comportamenti del consumatore le differenze, le barriere tra i canali fisici e i canali virtuali. Ormai il percorso d'acquisto, il percorso di scelta è indipendente dal fatto che il canale sia fisico, il canale sia virtuale, si passa senza problemi, senza difficoltà da un ambito all'altro. È vero nel mondo assicurativo che tuttavia gli agenti e i broker, ovvero gli intermediari, diciamo, professionali, per così definirli, comunque gli intermediari fisici mantengono, soprattutto nel mondo danni e nell'auto, una quota di mercato molto rilevante, direi quasi dominante, che comunque sì, mi sembra dimostra... che la quota delle dirette è attorno al 15%, non di più. Sì, forse anche un po' meno, e soprattutto è, diciamo, abbastanza stabile nel corso degli anni, quindi rimane comunque la centralità. In altri paesi è più alta questa quota, ma questo significa... Perché siamo, come a volte purtroppo ci autoflagelliamo, diciamo, siamo arretrati, oppure perché comunque vogliamo quel valore aggiunto, perché l'italiano
vuole quel qualcosa in più che è ancora il suo agente, il suo broker? Difficile come domanda. No, io direi entrambe. Cioè, da un lato scontiamo una certa, mettiamola così, arretratezza culturale sull'utilizzo o spinto, sì, magari anche infrastrutturale, perché sappiamo che ci sono aree del paese dove insomma non funziona così bene, diciamo, il collegamento digitale a internet. Esattamente. Per contro direi che c'è anche una componente del one to one o che predilige la fisicità del rapporto, della consulenza soprattutto. Sì, sì, no, perché poi il consumatore italiano, in questo caso il cliente delle compagnie, ha proprio questa caratteristica, cioè si trova anche la persona di cui si fida, certo. E infatti siamo il paese nel quale è più facile che... Adesso un po' è cambiato, perché poi le cose cambiano, andiamo in 10 supermercati diversi a cercare l'offerta, però diciamo se ho il verduraio di fiducia, il macellaio di fiducia, anche la pompa di benzina, benzina di fiducia, tendo insomma, perché so che comunque verrò trattato bene, insomma è vero questo, e vale anche quindi anche... Assolutamente. Quindi non è solo il prezzo che fa la differenza tra un prodotto e l'altro. No, no, lei ha detto la parola giusta, fiducia, cioè il rapporto è proprio di fiducia, è di consapevolezza che il mio interlocutore, sia esso il broker o l'agente o comunque qualsiasi rete di vendita dell'assicurazione diretta o indiretta, sicuramente si premurerà di soddisfare i miei bisogni e le mie aspettative per continuare a creare un rapporto di scelta e di preferenza. Ecco, ne abbiamo forse accennato prima, parlando all'inizio insomma di come sta entrando la tecnologia in questo mercato, ma la tecnologia in qualche modo, io leggevo anche proprio delle ricerche sulle compagnie, è diventata anche uno strumento per prevenire i rischi, no? Parlavamo prima della scatola nera, box, insomma, parliamo dei sistemi dentro le case di collegamento antinfurto, antincendio, oppure si stanno studiando anche per dire degli occhiali che vengono indossati dall'automobilista e che possono manifestare il fatto che lui abbia un tasso alcolemico elevato e non può guidare, cioè, oppure faceva cenno lei la salute, no? Certo. Perché in qualche modo la compagnia offre un prodotto, ma grazie anche alla tecnologia, a questi nuovi strumenti, poi ha una prevenzione maggiore del rischio e quindi premi magari che costano meno oppure che hanno maggiori garanzie. Ecco, sta avvenendo e quanto dovremo aspettare perché si implementi sempre di più questo percorso? Ma io direi che è la contemporaneità, no? E che sicuramente si implementerà nel futuro. L'Internet of Things è sicuramente, diciamo, la frontiera in cui meglio la parte predittiva dell'attività di consulenza e di erogazione del servizio di una compagnia assicurativa e delle reti di vendita potranno mostrare il volto della modernità, quindi sicuramente è quello dove ci potremo confrontare tutti al meglio e chi ne beneficerà sicuramente il cliente in questa, diciamo, unione virtuosa, perché il cliente magari aderirà ad utilizzare degli strumenti che sono strumenti di rilevazione che permetteranno di conoscere, e qui tutto il tema dei big data e dell'analytics, no? Permetteranno di conoscere dei dati che serviranno. Come? Quindi ci sarà la disponibilità, cioè già del cliente? Perché... Direi proprio di sì, perché ve lo vediamo con la scatola nera, è solo un... Sì, perché all'inizio, per esempio, la scatola nera si era accompagnata un po' di critiche, di polemiche sulla privacy, questi argomenti così, invece poi i numeri ci dicono che sì, è stato ampiamente superato, sì, questo stato. Anche per il vantaggio economico, esatto, derivante, sì, di cui hanno beneficiato i consumatori. Però non c'è dubbio che questi sistemi di cui abbiamo parlato possono avere una importante diffusione in futuro,
e possono servire sia per prevenire i rischi e quindi fornire anche delle soluzioni adatte a un prezzo più conveniente al consumatore e non solo al consumatore retail, ma attendere anche alle imprese ovviamente, e dall'altra possono anche servire a tutto questo tema dei big data a ricavare informazione per arrivare a fare l'offerta migliore al consumatore in funzione delle proprie esigenze. Una delle grandi sfide del futuro è quella di saper interpretare, utilizzare la grande marea di dati che oggi è a disposizione sui consumatori. Sì, direi anche una frontiera di personalizzazione. Certo. Si va verso una dimensione di offerte di nicchia, cioè di persone che sono comunque legate da delle caratteristiche precise, specifiche, quindi una personalizzazione che porti, diciamo, a creare uno strumento sempre più su misura. Sì, d'altronde è applicato anche nella grande distribuzione, in tanti ambiti del mercato, del commercio, eccetera, che l'importante è appunto che il cliente non avverta questa cosa come se fosse un qualcosa che va contro la difesa della sua privacy, che invece è un modo per riuscire a dargli il prodotto. E questo viene accettato. Direi di sì. Adesso noi ci troviamo di fronte a due sfide, una diciamo immediata, quella del 25 maggio con l'entrata del GDPR e poi con l'IDD. Quindi, che sono praticamente? Che sono, la prima è quella sul trattamento dei dati personali, che è una rivoluzione non da poco per tutte le aziende, ma sicuramente le aziende che hanno o le imprese che hanno una, come per le attività che svolgono, una necessità di avere a che fare con moltissimi dati personali dei loro clienti, inevitabilmente noi siamo molto coinvolte, no? E con l'IDD, che invece è quella che regolerà una nuova, diciamo, il trattamento della distribuzione assicurativa. Entrambe queste normative hanno un impatto non indifferente, avranno un impatto non indifferente sulla nostra gestione dei business. Su questo però mi piace spendere una parola, perché sono sicura che i clienti potranno comprendere molto bene la necessità magari di condividere dei dati se saranno rassicurati sulla gestione professionale, no? E la sicurezza che i loro dati potranno avere rispetto a un operatore solido. Quindi con queste normative, con questa, chiamiamola tra virgolette, rivoluzione un po' che riguarda questi aspetti, il cliente alla fine sarà avvantaggiato? Io penso proprio di sì. Penso proprio di sì, sono convinta che l'obiettivo di tutti è andare nella direzione di essere attenti alla privacy dei propri clienti, soddisfare al meglio le richieste informative, tranquillizzarli su quegli aspetti che una volta erano sempre un po' opachi o comunque non così trasparenti e non così chiari. Certo. Che hanno connotato nel tempo un po' gli ambiti anche di questo business. Io penso che sarà un'opportunità positiva per tutti. È d'accordo? Sì, assolutamente, sono d'accordo su questo e credo che d'altronde, insomma, le normative sono messe in atto per aumentare e migliorare la tutela del consumatore. È vero, parlando soprattutto di IDD, che una delle sfide rilevanti sarà quella di non limitarsi ad accogliere quelle che sono i cambiamenti indotti dall'IDD in termini di essere compliant, ma di sfruttarle nell'ottica di innovare l'offerta. In questo senso la normativa sui POG, quindi sulla definizione del target market, può dare ambiti di innovazione dell'offerta molto rilevanti, e anche sul miglioramento della qualità della distribuzione. Non c'è dubbio che il tema della consulenza, di cui si parla tantissimo e che è da anni il cavallo di battaglia di agenti e broker, possa avere un'ulteriore spinta. Siamo partiti dalla tecnologia e siamo torniamo alla consulenza. Certo. Infatti proprio era uno degli argomenti, insomma, cioè proprio il ruolo della consulenza, lo chiamerei proprio il valore aggiunto. Valore, certo. Io l'ho interrotta, ma
No, ma guarda, io le dico molto semplicemente, cito una nostra ricerca di qualche mese fa sugli intermediari, da cui emergeva come l'esigenza chiave per mantenere la propria centralità fosse quella di fare un salto in avanti nella capacità di fornire consulenza di alto livello al consumatore, ovvero consulenza che davvero veda l'intermediario nel ruolo di riferimento per ogni esigenza di protezione del consumatore, che quindi vada oltre quello che spesso, soprattutto nel mondo agenziale, è stato visto come il fornire la polizza auto, ma che quindi consenta di sviluppare altri mercati e di incrementare, sì, infatti, la consulenza diventa il momento nel quale, rispetto alle singole esigenze del cliente, che poi magari ha una famiglia oppure un'impresa, cioè, perché noi, appunto, diceva lei, siamo abituati in passato a pensare alle assicurazioni, le RC auto. Al momento il 70% invece, delle famiglie italiane, esatto, noi anche lì, dando dei numeri, in questo caso sì, siamo un po' arretrati rispetto, certo, al mondo anglosassone, eccetera, per la quota di copertura da altri rischi che riguardano appunto l'impresa, la famiglia, la salute. Lei prima faceva riferimento al welfare, certo. Oggi tutti i grandi gruppi, appunto, stanno programmando strategie di coperture assicurative, no? Che in qualche modo coprono quel welfare pubblico che, coperture assicurative, servizi, certo, non c'è più, oppure che viene erogato attraverso il welfare aziendale, che comunque si appoggia sempre anche a delle strutture assicurative. Assolutamente, il cliente è al centro di un processo di analisi dei bisogni, di soddisfazione degli stessi, attraverso un'offerta che deve essere ovviamente più ampia possibile, più innovativa possibile, che comprenda anche bisogni magari inespressi in un determinato momento. Quindi la sfida per tutti noi è quella di andare sempre più in profondità e mantenere il rapporto di fiducia e farci scegliere costantemente. Ecco, ma la consulenza, siccome per esempio in altri ambiti come quello del risparmio gestito, cioè si è sempre posto il problema di come viene pagata, no? Come viene pagato, retribuito questo servizio. Ecco, all'interno del mondo assicurativo la consulenza ha una sorta di commissione a parte oppure è dentro il prodotto in qualche modo? Ecco, come ci si regola da questo punto di vista? E se viene riconosciuto anche a livello economico questo valore aggiunto da parte del cliente? Ma credo che questa sia una sfida che i broker hanno messo sul tavolo, diciamo, proprio nel momento in cui si iniziava a riparlare di IDD, perché è un tema che noi abbiamo sempre sentito come importante. Credo che anche su questo sia le compagnie che il legislatore abbia colto l'esigenza di dare un ruolo all'attività di consulenza, uscendo da un po' da quelle tematiche un po' di commistione che sono, sì, sempre state quelle della retribuzione ad esempio del broker. Adesso staremo a vedere, una volta che poi questo diventerà operativo e riusciremo ad avere. Quando è che anche diventerà operativo? Noi adesso abbiamo avuto una dilazione, direi ottobre 2018, se perché non intervenga. Sì, sì, doveva entrare in vigore a febbraio, sì, del 2018, è stato posticipato a ottobre, però mancano, direi che ancora, diciamo, dei chiarimenti, delle applicazioni da parte di IVASS per sapere esattamente quali saranno le modalità di operative dell'IDD. Di sicuro, dal punto di vista, se non altro, della remunerazione degli intermediari, si va verso una maggior disclosure delle forme di remunerazione sottostanti a ogni prodotto, il che comunque, soprattutto su alcuni business, prendiamo l'esempio del mondo vita, che ha avuto anni di vendita con delle reti, diciamo, molto push, richiederà di fare delle modifiche nel modello di vendita, di sicuro. Come si sta andando nella direzione giusta rispetto a quanto diceva anche lei, rispetto alle vostre richieste? Direi abbastanza, quindi sicuramente è stato preso in considerazione, era una nostra esigenza, quindi poi vedremo rispetto a, diciamo, alla quotidianità e all'applicazione, se potremmo dirci, diciamo,
soddisfatti appieno. Vedremo, insomma, da ottobre. già era perso l'ultimo, però ne abbiamo accennato, perché poi le sfide sono talmente tante, insomma, le sfide delle compagnie. Ecco, se volessimo un po' riassumere di alcune sfide, abbiamo già parlato, insomma, di tutto questo cambiamento. Certo. Ecco, poi ci sono anche altre normative, no, che riguardano proprio anche la solidità delle compagnie, la trasparenza, eccetera. Ecco, quali sono le grandi sfide, se lei volesse riassumere? Anche immediate, insomma. Ma allora, se vogliamo, stando sul business, le grandi sfide sono di sicuro quella del ridisegnare i modelli distributivi, perché le compagnie stanno in piedi, le compagnie operano attraverso reti di agenti che sono in forte difficoltà e che quindi hanno bisogno di vedere ridisegnati i modelli distributivi anche alla luce delle novità normative e anche alla luce delle innovazioni tecnologiche. Tecnologie e consulenza non vanno in diretta. Ridisegnare però vuol dire ridurre o riconfigurare? No, ridisegnare vuol dire riconfigurare, andare verso nuovi modelli, no? Più efficienti e in grado di dare del valore aggiunto al cliente, e questo è un tema. Un altro tema è indubbiamente l'innovazione dell'offerta, non solo nell'ottica dei prodotti che siamo sempre stati abituati a conoscere, anche magari con un aumento di livello di servizio e di tecnologia, ma anche andando in altri campi come ad esempio il tema del welfare. E credo rimanga fondamentale il tema dell'utilizzo dei dati. Ci sono tantissimi dati a disposizione, è un mercato però abbastanza sfittico, un mercato in cui la frequenza di rapporto tra il consumatore e l'intermediario è limitata sostanzialmente al rinnovo della polizza auto. Il fatto di avere la possibilità di acquisire una serie di informazioni e di permettere al consumatore di avere maggiori contatti più frequenti può essere indubbiamente un sì, tema chiave. La polizza auto dovrebbe fare da base nel rapporto, come lo è un po' il conto corrente per la banca, insomma, perché quella è obbligatoria, insomma, la devono fare un po' tutti. Sì, concordo anch'io in pieno. Io credo che la sfida sarà quella di continuare a creare un ambiente di condivisione delle informazioni con i clienti in entrata e in uscita, quindi acquisire sempre più informazioni sui bisogni che sono in essere e quelli che stanno emergendo, la necessità che non riguarda solo la persona fisica o la persona fisica all'interno della sua dimensione lavorativa, ma tutto quello che lo circonda e che lo coinvolge, e l'offerta, che sarà un'offerta sempre più variegata, multicanale, personalizzata. Ok, domanda con risposta secca. Le compagnie e gli agenti broker sono pronti a vincere queste sfide? Secondo me ci stanno provando. Penso anch'io di sì, l'importante è riuscire a mettere finalmente al centro il cliente di queste sfide. Bene, siamo arrivati al termine di questa puntata, insomma il messaggio mi sembra comunque di fiducia, no? Assolutamente. È positivo. Allora ringrazio Erika Nagel di ON Italia di essere stati con noi, ringrazio Fabio Orsi di Innovation Team, grazie. Ringrazio voi che ci avete seguito, come sempre vi ricordo che il contenuto di questa trasmissione sarà pubblicato su uno dei prossimi numeri di New Insurance, come sempre alla prossima puntata. Asset Management, New Insurance, le due trasmissioni dedicate al risparmio gestito e al